trovati, cari amici di Gilda TV. Task Force Scuola senza scuola. La ministra Azzolina ha costituito una task force composta da 18 esperti per trovare strategie e soluzioni per predisporre un ritorno a scuola sicuro in questo momento di grande emergenza. Tra i vari compiti della commissione ricordiamo l'avvio del prossimo anno scolastico, l'edilizia scolastica e la logistica, la formazione iniziale di reclutamento del personale docente. La commissione è diretta dal professore Bianchi Patrizio, ordinario di storia del cristianesimo presso l'Università di Modena a Reggio Emilia. L'unica insegnante presente nella commissione è Lorella Carmidi, docente di matematica e fisica al liceo Vittorio Veneto di Milano, già ospite diverse volte di Gilda TV e finalista nel 2018 al Global Teacher Prize. Il coordinatore nazionale della Gilda Elno Di Meglio ha sollevato numerose perplessità in merito alle tematiche che il comitato dovrà trattare, come la formazione dei docenti e la composizione stessa della commissione. Dispiace constatare, commenta Di Meglio, che su 18 componenti soltanto la professoressa Lorella Carimali sia insegnante di liceo, relegando la figura degli insegnanti di scuola in una posizione decisamente defilata rispetto al resto dei membri scelti soprattutto tra accademici universitari, dirigenti scolastici e funzionari del Ministero. Secondo Di Meglio, la dialettica tra gli attori è l'unica strategia vincente per garantire un vero rinnovamento della scuola, evitando l'ennesima riforma che poi verrà accantonata dal ministro successivo. Decreto Cura Italia diventa legge. Con l'approvazione in Parlamento del decreto numero 18 del 17 marzo viene riconosciuta legittima la valutazione degli apprendimenti periodici e finali ottenuta con la didattica svolta in presenza o a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19 e come proposto dalla Gilda in audizione alla 7ª Commissione Istruzione del Senato solo fino alla data cessazione dello stato di emergenza. Precisiamo subito che per la Gilda la didattica a distanza non è scuola, è un'altra cosa. È importantissima perché serve a stare vicino agli studenti, alle studentesse, ma va limitata all'emergenza. La scuola, che noi conosciamo, che noi sappiamo, è un'altra cosa, è quella della relazione tra docenti e alunni, tra insegnanti, insegnamento e apprendimento. Quindi si utilizzi, si precisi anche a livello parlamentare che la didattica a distanza va bene, serve solo nelle situazioni di emergenza, che non diventi in nessun modo ordinamentale. Inoltre le sedute collegiali delle scuole possono, secondo l'articolo 73 del decreto, svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni. Concorso straordinario a luglio. Anticipare a luglio le prove del concorso straordinario è questa l'ultima idea del ministro Lucia Azzolina. L'ostinazione della ministra nel voler rendere il concorso straordinario a luglio ha dell'incredibile, commenta il coordinatore nazionale della Gilda Rino Di Meglio. Arroccandosi su questa posizione, continua Di Meglio, la responsabile dell'istruzione dimostra ancora una volta la sua totale sordità rispetto alle nostre proposte di buonsenso illustrate anche in audizione al Senato. Intanto i sindacati si sono rivolti alle commissioni istruzione di Camera e Senato e al CSPI denunciando il MIUR di aver modificato il testo del bando del concorso straordinario rispetto a quello presentato al CSPI. La didattica a distanza esclude i più fragili. I genitori di bambini e ragazzi con disabilità e le diverse associazioni lamentano di essere stati abbandonati dallo Stato. Riportiamo l'appello di uno tra i tanti, Antonella Perini, madre di Gianluca, bambino di 11 anni, affetto da una sindrome rara che denuncia. I nostri figli disabili sono stati dimenticati dallo Stato e regrediscono ogni giorno senza la scuola, le terapie e l'assistenza domiciliare. Gianluca, dice la mamma, in classe mangiava la merenda da solo, in casa adesso dobbiamo imboccarlo. Lasciate che la scuola entri in casa nostra. La Federazione per il superamento dell'handicap denuncia che nella task force nominata dalla ministra Azzolina non è presente nessuna associazione o esperto di inclusione e la disabilità non è considerata tra gli obiettivi programmatici. Concorso ordinario. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto numero 201 del 24/2020 relativo al concorso ordinario per il personale docente della scuola secondaria per posti su sostegno e comuni.
Ricordiamo che il concorso sarà su base regionale, fornisce una programmazione dei concorsi su base biennale legata al fabbisogno registrato. Per le classi di concorso che vedono pochi posti messi a bando, la procedura sarà interregionale. Le prove verranno effettuate ad ottobre. Ricordiamo i requisiti per partecipare: abilitazione per la classe di concorso, ove non è necessario il requisito dei 24 CFU, titolo di studio ed eventuali esami crediti previsti dal regolamento delle classi di concorso più 24 CFU CFA nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Per gli ITP fino al 2024-25 non occorrono i 24 CFU. Per i posti su sostegno è necessaria la specializzazione. Sono ammessi con riserva coloro i quali stanno concludendo il quarto ciclo del TFA. Le domande dovranno essere presentate su istanze online. Ci saranno quattro prove: la preselettiva con la conoscenza della lingua inglese B2, la prova a carattere disciplinare, la prova a carattere metodologico-didattica, la prova orale. Per i docenti su sostegno ci sarà solamente una prova scritta. Maturità 2020. L'esame di maturità avrà caratteristiche del tutto eccezionali. Saranno ammessi tutti gli studenti, ma non sono escluse delle bocciature. Le commissioni saranno tutte interne, ci sarà solamente la prova orale. La ministra prevede di poter effettuare l'orale in presenza a partire dal 17 di giugno. Stando alle previsioni, tutte le regioni dovrebbero aver raggiunto soglie di contagi molto basse. Si ipotizza fino a 40 punti per i crediti e 60 al colloquio. Altra ipotesi, 50 ai crediti e 50 al colloquio. Docenti over 55 a rischio. Il 4 maggio i lavoratori con età superiore a 55 anni che torneranno al lavoro dovranno essere, secondo l'INAIL, dal punto di vista sanitario, dei sorvegliati eccezionali. A settembre lo stesso consiglio dell'INAIL dovrà essere seguito dal governo anche per la classe docente che, secondo i dati OCSE, è la più vecchia d'Europa con un'età media di 49 anni ed il 49% è over 50. Lo stesso vale per i dirigenti, infatti il 60% ha più di 60 anni. Docenti precari con 3 anni di servizio immessi in ruolo. La sentenza del 9 marzo scorso della Corte di Cassazione stabilisce che i docenti precari con 3 o più anni di supplenze che sono stati messi in ruolo non hanno diritto al riconoscimento delle mensilità di retribuzione previste a titolo di risarcimento, anche se la reiterazione è avvenuta oltre i 3 anni e con supplenze annuali, ovvero fino al 31 agosto, perché l'immissione in ruolo sana il danno della mancata conversione del contratto di supplenza in contratto a tempo indeterminato. Una notizia utile dalla Corte di Giustizia europea. I vettori aerei dovranno indicare, sin dalla pubblicazione delle loro offerte di prezzo su internet, l'IVA applicata ai voli nazionali, nonché le tariffe per il pagamento con carta di credito. Essi dovranno anche indicare gli oneri di check-in, qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa di check-in gratuito. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia europea con la sentenza della causa C28/19 Ryanair. In chiusura ricordiamo che continua il dibattito in Gilda TV per la rubrica La scuola che non c'è. L'ultimo intervento è del professore ordinario di linguistica presso l'Università di Cagliari, Massimo Arcangeli. Anche per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata.